Klaus Condicio, abbiamo un esordio per la nostra programma online. Abbiamo un sindacalista di assoluta levatura, un puro del sindacato, possiamo dire così, una vera e propria icona che però ha fatto una scelta, diciamo, diversa, non incoerente ma assolutamente diversa. Candidarsi con SEL, ancorché da indipendente. Buongiorno, signor Airaudo. Buongiorno, allora lei ha già un po' spiegato questa scelta di candidarsi da indipendente, però insomma ha colpito, no? Parecchio questa cosa qua. È un addio, un arrivederci alla FIOM? Per me è un arrivederci, io non ho un'altra casa, un'altra comunità a cui riferirmi se non quella dei lavoratori metalmeccanici e delle loro solidarietà, dei lavoratori in genere. Io mi considero in prestito temporaneo alla politica rappresentativa, è un tentativo insieme ad altri di provare a riportare i temi del lavoro che a me sembrano la vera emergenza in questo paese, è un tentativo a tempo, non penso penso di provarci, di dare un contributo e poi mi auguro di ritornare a fare quello che facevo con la mia comunità, insomma, sono uscito vescovo, ma non mi farebbe nessuna paura di tornare frate, anzi me lo auguro. Certo, e lei è stato molto chiaro, portiamo la centralità del lavoro, e questo deve essere il mio contributo ovviamente all'interno della discussione politica, è solo che adesso l'agenda la stanno dettando altri temi, il ritorno televisivo di Berlusconi e anche i temi sostanzialmente di Mario Monti. Come giudica il lavoro di Monti, di governo e la campagna elettorale? Ma io penso che ho sempre pensato che Monti fosse non un tecnico neutrale, ma un politico. Il modo in cui ha governato l'ha dimostrato, ha fatto delle scelte, ha sicuramente tutelato di più il sistema finanziario e bancario di quanto abbia tutelato per esempio i cittadini che lavorano, che essendo quelli che pagano tutte le tasse in questo paese per intero, insieme ai pensionati, sono quelli che hanno pagato di più, non solo la crisi, ma anche i provvedimenti di Monti. Credo che il fatto che lui si sia candidato sia un elemento di chiarezza, al di là del modo non lineare che ha scelto, in cui ha scelto di farlo, perché poteva dimettersi da senatore a vita, non l'ha fatto, ha solo prestato il suo nome, quindi coprendosi con lo scudo del senatore a vita, credo che però sia bene che gli italiani lo giudicano. Non, le ricette di Monti e le sue politiche non erano le uniche per uscire dalla crisi. La riforma delle pensioni che è stata fatta è una riforma che oltre ad aver lasciato il grave errore degli esodati, che sono uomini e donne in carne ed ossa, che si trovano non più al lavoro e non più in pensione, ha anche creato un sistema pensionistico, secondo me, socialmente insostenibile. L'idea che si possa tutti arrivare a 70 anni lavorando è un'idea illusoria, è un'idea destinata a produrre altri problemi sociali, quindi bisognerà mettersi mano. Quindi oggi i cittadini italiani possono giudicare Monti perché Monti si presenta alle elezioni. Io penso che sia bene costruire un'alternativa a Monti, un'alternativa di politiche che risolva i problemi che hanno oggi le persone, che sono Quindi ci problemi di. riferiamo ovviamente a allora, premesso che tutti voi correte per vincere i vari soggetti, questo è assurdo, se no non correrebbero, però l'optimum sarebbe una coalizione che ponga le questioni della tutela del lavoro al centro del meccanismo, quindi voi, gli arancioni, quale può essere la parte? Ma guardi, ad oggi c'è già una coalizione che può vincere. Io penso che quella che si è costruita, che ha una sua dialettica, quella insomma tra PD, SEL e alcune altre forze, sia in grado di raccogliere la maggioranza. Però Credo che sia PD bene. ha, però scusi, dottor Airaudo, PD ha già lanciato un messaggio ancora ieri nella persona di Bersani per l'alleanza con i moderati. Ma se ho capito bene, Bersani dice: io voglio il 51, ma mi comporterò come se avessi il 49, cioè immagina di rivolgersi su singoli provvedimenti anche ad altre forze. Non credo che immagini di fare un governo anche con altri, perché in questo imperfetto sistema elettorale, con questa pessima
medesima legge elettorale che cerca di impedire a chiunque di vincere, io credo che questa volta si possa invece vincere nella chiarezza, e quindi c'è una maggioranza che si candida a vincere, poi se ci sono, se su singoli provvedimenti ci saranno delle convergenze in Parlamento e altre forze possono contribuire, ben venga, ecco, insomma, però io non mi immagino una maggioranza di Bersani con Monti ministro. Quindi la vostra coalizione non esclude che su singoli provvedimenti, cioè non sarà una coalizione organica con Monti, questo mi pare che lei lo escluda, mentre su singoli provvedimenti ovviamente si valuta caso per caso. Beh sì, come io mi auguro che se Ingroia e i suoi riescono ad arrivare in Parlamento possano contribuire anch'essi su singoli provvedimenti, non c'è insomma solo Monti da questo punto di vista, ci saranno altre forze che in Parlamento su singoli problemi possano, se condividono e se contribuiscono a condividere, anche, come si dice, allargare i consensi, però quel che deve essere chiaro è che in queste elezioni qualcuno deve vincere e non ci può essere un pasticcio tra politiche di centro-sinistra e di destra. Non lo dite voi, né io né lei ovviamente, ma è sacrosanto quello che lei dice, ma purtroppo insomma, per fortuna decidono gli elettori, lei sa bene che c'è in ballo il Senato. Senta, il suo Vendola ha toccato la questione delle associazioni segrete a cui fa parte o farebbe parte, alcune ne fa parte, sta nella sua biografia, come Trilateral piuttosto che le varie Goldman eccetera eccetera. Se Monti fosse effettivamente un membro della massoneria, deve dirlo secondo lei in modo trasparente? Ma io penso che si dovrebbe sapere, guardi, se queste organizzazioni, beh, alcune non sono segrete, ecco, diciamo, però queste associazioni che poi hanno lo scopo comunque di influire sulle decisioni degli stati, dei governi o degli organismi, io penso che dovrebbero essere trasparenti e conosciute, che non dovrebbero esserci ombre di nessun genere tipo. Quindi penso, se Monti fosse tesserato, diciamo così, con la massoneria, è bene che lo dica, è corretto? Sì, penso di sì, penso che se fosse vero bisognerebbe conoscerlo. Eh beh certo, voglio dire, tutto l'interesse della trasparenza, immagino. Senta, Bersani ha candidato Galli Bombassei, non esattamente degli no, così. Galli, Bombassei con Monti. Esatto. Non esattamente delle persone, per dirne una, insomma, gente che si è espressa contro l'articolo 18, contro certe forme di tutele eccessive a loro dire. Ma guardi, Galli è un professore che ha fatto il funzionario per Confindustria, Confindustria è un'associazione imprenditoriale in crisi, se ne parla poco, ma è l'associazione da cui è uscita la Piazza Marchionne, è un'associazione che molti imprenditori non considerano più utile, io penso che con Galli ci si possa confrontare, è capace che non dovendo più fare il rappresentante di Confindustria sia anche più libero nelle sue opinioni e quindi magari può ascoltare anche le ragioni del lavoro, io quelle voglio rappresentare. Bombassei? Beh, Bombassei è un fiero avversario, credo che con coerenza si sia schierato con Monti, ha un'idea di libertà dell'impresa in cui i lavoratori sono da soli di fronte all'impresa e all'impresa tutto si deve dare, io invece penso che l'impresa vada riequilibrata nel rapporto con il lavoro, quindi non considero una persona con cui si può discutere, ma non uno con cui io governerei. Ecco. Esatto, sì, è chiaro, questo è evidente, però può nei numeri verificarsi questo in quel caso. Ma guardi, secondo me bisogna che gli italiani sappiano con chiarezza che cosa hanno di fronte. Io non credo che si debbano inquinare i pozzi prima delle elezioni. Le elezioni devono possibilmente consegnare una maggioranza. Se non ci sarà questa maggioranza bisognerà aprire una discussione, bisognerà farlo davanti a tutto il Paese e ognuno si assumerà le sue responsabilità. Io francamente non credo che si possa, come si dice, governare in continuità con le politiche del governo dei tecnici e con le politiche del centrodestra. Almeno
almeno la mia storia non me lo consentirebbe. Se, è chiaro. Senta, le piacerebbe correre per il Ministero del Lavoro? Ma guardi, io penso di dover contribuire, mi piacerebbe avere, piacerebbe che ci fosse in Italia un ministro o una ministra del lavoro che sia dalla parte dei lavoratori, così come prevede la nostra Costituzione. Il ministro del lavoro non può essere un ministro neutrale, deve essere un ministro che sta dalla parte dei cittadini che lavorano, non uno in equilibrio tra l'impresa e il lavoro. Senta, e cosa farà del suo stipendio? Ma guardi, io ho intenzione di darvi lo stesso stipendio che prendevo nel sindacato e di usare, a parte che non ho ancora ben capito, devo dire non mi sono ancora informato davvero di quali sono i movimenti, ma di usare, che sarò eletto, di usare la parte in più al mio stipendio per l'attività e comunque di rendere tutto molto trasparente, di rendere pubblico e certificare a piedi vista tutte le spese che avrò. Perché cioè, mi sembra non rinuncia al suo stipendio, ma darà massima trasparenza all'utilizzo, sì, all'utilizzo delle risorse per l'attività, se dovesse esserci delle. Poi una parte del. Mi hanno già detto che una parte del, diciamo, del riconoscimento per la mia attività va al partito che mi elegge, credo che sia circa il 35-40%, io questo lo farò volentieri, anche perché mi hanno ospitato. Lo stipendio lo tiene, questo è assolutamente legittimo, ma metterà online, mettiamola così, ma con trasparenza le spese che effettuerà, giusto? Beh, assolutamente sì, perché penso che l'attività sindacale, l'attività politica e di rappresentanza abbia dei costi, basta dimostrarli, non so come dire, banalmente a piedi vista, cioè se uno prende, fa un viaggio, fa un'attività, dorme da qualche parte, ha delle spese, basta che le certifichi. Io ho sempre fatto così quando facevo il sindacalista, penso di continuare. Però ecco, vitalizio ovviamente anche, o non c'è, non... Ma guardi, io non so neanche quanto durerà questa legislatura. Io fino adesso ho pagato i contributi come lavoratore dipendente e vista l'età che ho arrivo in pensione a 70 anni grazie alla riforma Fornero. Quindi prima di pensare ai vitalizi devo dire che dovrei raggiungere la pensione, siamo lontanissimi. Però se è previsto è un diritto ovviamente. Ma lo guardi, io penso che anche su questo bisognerà mettere mano ai costi della politica, cioè credo che bisognerà mettere mano, bisognerà riportare, come si dice, tutto alla normalità. Penso che i parlamentari non possano avere una pensione calcolata diversamente da quella che sono gli altri cittadini che lavorano. Ormai siamo tutti in un sistema retributivo e quindi a quello bisognerà adeguarsi. Credo che in parte l'abbiano già fatto, ma non vorrei dire una sciocchezza. Senta, signor Eraudo, per quanto riguarda il rientro sulla scena politica di Berlusconi, che impressione le ha fatto? Ma mi ha fatto l'impressione di sempre. Questo ritorno di Berlusconi sulla scena politica, che sa di vecchio, sono d'accordo con lei, cioè se sembrava il Berlusconi degli anni 90, che problemi pone? Pone i problemi di, come si dice, di affrontarlo per quello che è. Io credo che bisogna costringere Berlusconi, ma come anche Monti, diversamente da lui, ma costringere a un confronto sui problemi reali. Cioè. Per esempio, il tema del lavoro, come manteniamo il lavoro che c'è, come restituiamo il lavoro a chi l'ha perso, come costruiamo un equilibrio nel sistema. Però lui dice: io il lavoro l'ho dato, ha sentito migliaia di persone e aiuto anche tantissime ragazze con pagandole. Beh, guardi, adesso sulle ragazze che lui paga sta indagando la magistratura . E credo che a questo punto avremo la chiarezza. Sui posti di lavoro che lui ha dato, mi sembra che da quando lui ha governato questo paese sia aumentata la precarietà e complice anche la crisi mondiale, noi abbiamo uno dei più alti tassi di disoccupazione dell'area euro, soprattutto quella giovanile, quindi francamente questo dovrebbe essere sufficiente per non farlo più tornare a governare. Le faccio una domanda provocatoria, tra la politica, premesso che la condanna totale del ventennio fascista, questa è ovvio, no? La condividiamo al 100%,
ma qualche cosa di sociale era stato fatto, almeno all'inizio, no? Secondo alcuni storici anche di sinistra. Tra le due cose, che cosa possiamo dire? Tra i due ventenni, mettiamola così. Ma no, mi sembrano due cose profondamente diverse. Insomma, il ventennio a cui lei fa riferimento ci portò in una guerra mondiale. Adesso, per fortuna, sì, certo, ad oggi questo disastro ci è stato evitato. Mi sembra che sono due situazioni totalmente diverse. Questa è quella che viviamo noi, andrebbe conclusa e non più riproposta. Bisognerebbe che il vecchio non acchiappasse il nuovo, e il nuovo andrebbe costruito con la partecipazione degli italiani, avrebbe costruito anche con un'idea di alternativa che esca dalle catture cognitive. Troppo presto ci vengono presentate soluzioni uniche, inevitabili, non si può che subire la precarietà, non si può che aumentare l'età pensionabile. Questo non è vero, ed è sulle alternative che bisognerebbe esercitarsi. Sì o no, è stata tolta la tassa di successione da Berlusconi per agevolare, e qualcuno dice, la sua successione, no, ai suoi figli, parliamo di miliardi di soldi sonanti. Reintrodurla per i ricchi almeno. Ma io penso, come si dice, che questo sia un principio liberale sacrosanto, e quindi le tasse di successione ci vanno. Non so come dire, bisognerebbe, pur tutelando i patrimoni, bisognerebbe che ognuno iniziasse una corsa nella propria vita con i propri mezzi, non solo con i mezzi della propria famiglia. Quindi dipendesse da lei, come esiste in tanti altri paesi, andrebbe reintrodotta, è corretto? Assolutamente sì, come esiste negli Stati Uniti in questo caso. Ma certo, no, ma assolutamente. No, proprio uguale a quella americana, mi andrebbe bene. Quali altre forme di tassazione invece sono, secondo lei, accettabili nel momento in cui stiamo vivendo? Considerata, l'alto tasso di evasione fiscale, premesso questo. No, intanto io penso che se la lotta all'evasione andrebbe davvero fatta anche includendola nelle sue sanzioni. Credo che questa sia una delle cose che per esempio il governo dei tecnici ha fatto e andrebbe, come si dice, proseguita e continuata, insomma, per spezzare una lancia rispetto a qualcosa che Monti e il governo dei tecnici hanno fatto. Detto questo, credo che la tassazione non possa che essere progressiva e non può essere caricata in maniera così forte sul lavoro e sulle imprese che creano occupazione e che reinvestono i loro profitti nel nostro paese. Ecco, non so come dire, bisognerebbe costruire una progressività vera che però abbassi le tasse sui lavoratori, consentendo ai lavoratori di avere più salario, più spesa, e abbassi anche le tasse a quelle imprese che creano lavoro e creano investimenti e ritorni nel nostro paese. Ecco, ci sono alcune forze politiche che propongono la legalizzazione della prostituzione, come c'è in Germania, in Olanda e in altri paesi, in Danimarca, sotto il controllo sanitario, eccetera, dello Stato, dei comuni. Su questo? Ma guardi, io penso che bisognerebbe innanzitutto sottrarre le donne, gli esseri umani che sono soggetti al mercato illegale, e che quindi la prima legalizzazione da fare è togliere al mondo criminale e togliere la schiavitù a cui sono costretti specialmente molte donne, molti uomini migranti da un'industria al sesso. Quindi la prima cosa sarebbe quello, sarebbe l'elemento di civiltà. Quindi la prima legalizzazione da fare è quella. L'idea poi che, come si dice, si possa avere un'industria della prostituzione e questa venga tassata è un problema che viene immediatamente dopo. Non credo che risolviamo né i problemi fiscali né i problemi di debito in questo paese. Però in Germania gli Eros Center sono comunali e quindi hanno sottratto all'illegale. Io sono per essere molto laico e non ipocrita, quindi prima sottrarre, come si dice. Vabbè, allora arrestiamo gli sfruttatori, togliamoli dalla guardi, se è una libera scelta, io penso che ci possa anche essere una tassazione.
Ecco, lo dico con franchezza. Qualora fosse una libera scelta, diciamo chiaramente, ci possono essere forme di tassazione. Ovviamente se c'è costrizioni, se c'è il racket, se c'è, questo va assolutamente combattuto, ci mancherebbe altro, questo lo diamo per scontato. Parliamo di vere e proprie schiavitù, di vere e proprie. Non è sempre così, perché adesso no. Per esempio c'è un altro argomento, c'è una segnalato anche da organizzazioni studentesche, c'è una prostituzione sommersa di studentesse, di persone comuni che lo fanno tramite webcam, tramite i canali internet, eccetera, abbruttite non le persone, abbruttite la situazione dalla crisi economica. Per esempio c'è questo sommerso. No, di sicuro ci sono anche questi comportamenti e queste reazioni alla crisi. C'è anche un fatto culturale, credo, che andrebbe. Cioè? Credo che si dovrebbe aprire una discussione rispetto a qual è il rapporto tra gli esseri umani, il proprio corpo, certo, la propria sessualità e il mercato. Ma andiamo su temi per me molto importanti. Ma lo so, ma siccome una forza politica l'ha sollevata, segnatamente. No, allora, ecco, appunto, io non credo. Ecco, se uno mi dice che la prostituzione è il tema per risolvere il problema del debito pubblico, di cui la tassazione della prostituzione per risolvere il problema del debito pubblico di questo paese, io lo considero un po' una buttata elettorale. Però, dottor Araldo, nelle casse dei comuni tedeschi portano diversi. Non risolvono il debito pubblico, ma portano soldi, perché essendo di comunali. Quindi è chiaro. No, ma l'ho detto che io nel momento in cui, come si dice, si fosse di fronte a premesse, come si dice, tutte le cose che abbiamo detto, io non credo che non debba essere soggetto a tassazione. Okay, è chiaro. Va bene anche la tassazione. Chiaro, ma chiaro, però prima vorrei risolvere gli altri problemi. Libero arbitrio, assolutamente. Dicevamo invece altre forme mirate di tassazione per combattere l'evasione. Quali possono essere? Combattere l'evasione, io penso che bisogna assolutamente, come si dice, credo che bisogna rintracciare tutte quelle formule di arricchimento che vengono occultate. Ci sono dalle indagini che spesso vengono fatte, scopriamo delle cose un po' clamorose, scopriamo che ci sono esercizi commerciali che guadagnano 10-15 mila euro all'anno e francamente non sono credibili, quindi penso che gli strumenti che vengono messi in campo in termini di accertamento ce ne sono moltissimi, gli strumenti informatici oggi ci consentono molte più possibilità, vanno usate tutte, ecco. La tassazione è il patto di cittadinanza che uno fa col proprio Stato, con la propria comunità. Violarlo è un reato. Certo, chiarissimo. L'esercito ci costa un sacco di soldi, soprattutto missioni, alcune delle quali francamente di difficile comprensione l'utilità. Cosa si può fare? Ma guardi, intanto io vorrei evitare che noi comprassimo dei sommergibili che non ci servono in una fase in cui abbiamo chiesto ai cittadini italiani di tagliare la cinghia e di pagare di più. Vorrei evitare che ci dotassimo di bombardieri come gli F-35, progetto a cui stiamo partecipando e che ci porta pochissimi risultati occupazionali nel nostro paese e che ci costa un mucchio di soldi. Quindi taglierei le spese inutili della difesa, cioè credo che vadano tagliate, mentre concentrerei quelle risorse a mantenere una sanità pubblica che deve costare di meno, essere più efficiente, avere centri di costo unificati. Poi la politica di difesa ci va, credo che anche alcune missioni internazionali vadano riviste, le rivedono gli Stati Uniti, non si capisce perché non dobbiamo rivederle noi, capisco che questo va fatto in un concerto internazionale di organismi a cui l'Italia partecipa, però credo che non sia un'eresia, non sia uno scandalo discutere di tagli anche in questo campo, quindi tagliamo lì piuttosto che tagliare l'assistenza. Ma scusi, l'esercito italiano non potrebbe, potremmo confluire in un esercito europeo invece che tenerci l'esercito italiano? Ma io penso che dovremmo confluire su molte cose in una dimensione europea, però diciamo che forse prima di arrivare all'esercito europeo avremmo bisogno di una banca centrale europea vera, ecco, per capire. Forze di polizia, abbiamo il più alto numero di forze di polizia del mondo tra carabinieri, guardie forestali, guardia di finanza, parliamo di 400.000 persone, cioè una cosa assurda, cosa si può fare?
io penso che anche lì bisognerebbe, come si dice, riorganizzarle, unificarle. Alcuni progetti sono già in corso, come lei sa, sì. La stessa arma dei carabinieri e le forze di polizia dovranno trovare dentro le normative europee una loro integrazione, e credo che dobbiamo farle valorizzando le competenze che ci sono e anche retribuendole meglio. Abbiamo delle forze di polizia molto mal pagate nel nostro paese. Ok, quindi meno ma pagati meglio. Meno pagati meglio e con uno scopo, come si dice, quindi, di... Ma come? Non licenziando ovviamente, ma come? Bloccando il turnover, per esempio, come? Beh, bloccando il turnover di sicuro, redistribuendo i servizi, c'è bisogno di una profonda riorganizzazione, ma su questo, come si dice, ci sono proposte, c'è un dibattito tra le stesse rappresentanti. Ma campagna elettorale? Io gliel'ho detto. Per esempio questa cosa qui che lei dice è una strada realistica. Quello che non funziona secondo me di Berlusconi è che propone cose che sono totalmente irrealistiche. Come fa un'azienda a assumere e poi a non pagare? Cioè è una storia impraticabile. Invece questa cosa che ha detto appena lei adesso mi sembra una cosa praticabile. Cioè non si tratta di licenziare gli esistenti, si tratta al limite di ricollocarli una parte, se ho capito bene, riorganizzare il blocco del turnover. Ma sì, insomma, banalmente lei sa che l'arma dei carabinieri, le forze di polizia hanno un presidio territoriale che in molti casi si sovrappone. Si tratterebbe di razionalizzare la presenza territoriale e avere i commissariati di pubblica sicurezza che integrano carabinieri e polizia. È un progetto che è già in corso, si tratta di accelerarlo, di seguirlo, ovviamente ci si scontra con tradizioni e poteri, perché è noto che l'arma dei carabinieri ha una tradizione antica e orgogliosa di questa tradizione, ma noi siamo costretti e giustamente costretti a unificare la tutela dell'ordine pubblico. Non ci sono più soldi. Senta, cosa pensa di Scampia? Adesso è riemersa tutta la vicenda del degrado, poi dovevano girare la fiction, poi non hanno voluto girare la fiction perché... però di fatto il degrado c'è, lei ha visto l'Espresso questa settimana, Napoli di nuovo invasa dai rifiuti, un suo pensiero. Ma guardi, noi abbiamo alcune zone nel nostro territorio che sono dove lo Stato esercita un faticoso o debolissimo o totalmente assente controllo. Si tratta di riconquistarli al controllo dello Stato, non sono solo immediatamente un problema di ordine pubblico, sono anche proprio un problema di presidi culturali. Pensa alla vicenda di pochi mesi fa di quella scuola in cui vi è stato un omicidio camorrista nell'atrio della scuola elementare, per capirci. C'è proprio un problema di ricostruire una presenza dello Stato con la partecipazione dei cittadini. I cittadini non devono sentirsi soli e lo Stato non deve abbandonarli, ci deve essere. E poi c'è un'attività di repressione che non può non essere esercitata. No, quello sì, però per esempio il discorso, intanto sulla fiction su Scampia, va girata Scampia sì o no secondo lei? Perché Saviano dice sì e altri a Napoli... Guardi, io non penso che una fiction possa segnare in un senso o in un altro questa vicenda. Credo che sia giusto farlo perché comunque è un'espressione, è una rappresentazione, certo, culturale, anche quella fa cultura. Non credo che bisogna attribuirgli però né particolari chissà quali esatto, sarei un pochino più invece, stando alla politica, sta tornando i rifiuti secondo l'Espresso e non solo Sky, così abbiamo due fonti diverse a Napoli, il degrado a Scampia continua a esserci, è un problema, dottor? No, anzi, guardi, la questione dei rifiuti credo che sia un tema difficilissimo da affrontare e da risolvere. Ci hanno provato diverse amministrazioni, ci hanno provato diversi governi, è evidente che anche lì dietro ci sono pesanti interessi malavitosi, e quindi c'è bisogno, secondo me, che su quel territorio, su questo tema agisca il governo nazionale, agisca lo Stato nel suo insieme. Non si può abbandonare l'amministrazione napoletana, i napoletani. Però Saviano dice che invece si è fatto poco a livello locale, lo scrive, non solo lo dice, lo scrive proprio. Guardi, io non sono di Napoli, non ho elementi sufficienti, anch'io ho letto come lei, credo che però se si è fatto poco l'amministrazione locale deve fare di più. Quel che mi sembra chiaro
chiaro è che quella è una vicenda nazionale e non locale, però. Cioè, lei dice la sua parte la deve fare l'amministrazione locale, ma da sola certo non può risolvere il problema. No, ma di sicuro non è così. Cioè, non lasciamo solo De Magistris, questo è il concetto. Non lasciamo solo De Magistris, non lasciamo solo i napoletani e i cittadini campani. Senta, chi non lavora non fa l'amore. Il metalmeccanico, qui siamo un po' più nel ludico, ma ci consentirà, adesso è anche un politico, non è più nel sindacato. Allora, il metalmeccanico è sempre stato un po' un'icona, no? Nell'immaginario femminile, di forza, di virilità, eccetera. E di così. Oh no, un uomo che lavora, però anche così, nell'immaginario, la tuta del metalmeccanico è sempre... Ma guardi, i metalmeccanici e le metalmeccaniche fanno l'amore, glielo garantisco. Ecco, questo. Allora, se fanno l'amore. Sono sicuro. Più o meno dei padroni. Guardi, io penso di più. Amo pensare che lo fanno meglio, ecco. Fanno meglio l'amore dei padroni, perché? Perché sono più sani, perché? No, perché credo che sappiano cos'è il piacere. No, sono d'accordo con lei, cioè assolutamente un po' per scherzare, ma esistono ancora, sono ancora tanti? Perché non tutti i ragazzi in ascolto sanno e conoscono. Guardi, i metalmeccanici sono 1.700.000 in Italia, sono ancora tanti, sì. Grosso, noi siamo ancora un paese che ha molta manifattura, ha una manifattura che rischia di perdere, abbiamo produzioni in alcuni casi povere ma in alcuni casi di eccellenza, abbiamo dei lavoratori ottimi che hanno dato tutto quello che potevano dare e adesso però è un po' beffardo che gli si dica a loro che devono lavorare in di meno per più tempo, certo, nell'arco della propria vita e che la produttività dipenderebbe da loro, cioè sostanzialmente saremo ancora alla Manchester dell'Ottocento, cioè sono gli esseri umani, e questo secondo me invece è una presa in giro. Alla vigilia delle stampanti tridimensionali, delle grandi autostrade telematiche, non si può pensare che sia solo la fatica il parametro della produttività, solo la componente umana. Ultimissima cosa, poi la lasciamo. E il sindacato, uno dei grandissimi meriti riconosciuto da tutti è il fatto che il sindacato è riuscito a guidare la protesta tenendo fuori la violenza, no? Questo è uno dei meriti del sindacato, cioè avete sempre protestato, avete sempre manifestato quando lo ritenevate ovviamente opportuno, però avete sempre garantito, non solo, hanno chiamato i vostri servizi d'ordine, è capitato, per gestire altre situazioni no global e quant'altro, per esempio in Toscana. Detto questo, premesso che i focolai di violenza non nascono da ambienti sindacali, al di fuori, mi riferisco al mondo del precariato, c'è qualcuno che potrebbe approfittarsene? Non voi, Ma, guardi, c'è una situazione di tensione sociale autentica, c'è anche un problema di efficacia delle lotte e degli strumenti per risolvere le crisi che sta portando molti lavoratori a lotte esasperate, pensi a chi si chiude nel fondo di una miniera in Sardegna, a chi sale su una ciminiera, a chi si produce dell'autolesionismo per denunciare la sua condizione. Io penso che bisogna non lasciare fuori questi lavoratori, queste vicende, queste lavoratrici, e bisogna trovare delle soluzioni. Però lei non ha evidenze di infiltrazioni al momento, ripeto, non nell'ambiente sindacale per l'ennesimo, ma fuori. No, ma guardi, di cose organizzate io non temo tanto il ritorno a stagioni antiche, a terrorismo o altro, temo invece che la disperazione possa anche generare gesti autolesionistici. Ah, ok. Questo io lo temo molto, perché c'è un problema di risposte. Nei prossimi 6 mesi molte fabbriche, molti luoghi di lavoro rischiano di chiudere. Bisognerà garantire che queste fabbriche non chiudono, bisognerà garantire un sostegno al reddito, bisognerà trovare le risorse per impedire che quarantenni e cinquantenni si trovino improvvisamente senza presente e senza nessun futuro. E quindi, come ti dico, non è tutto scontato, la politica ha una grande responsabilità, la deve realizzare. Dottor Airaudo, le facciamo un in bocca al lupo per la sua campagna elettorale che seguiremo. Crepi il lupo, grazie. Grazie, dottor Giorgio Airaudo, grazie. Allora.